primarie in pieno svolgimento a Isernia, i seggi resteranno aperti fino alle 20, ma l'affluenza è buona, questo testimonia insomma la partecipazione dell'elettorato isernino alla scelta del candidato sindaco del centro-sinistra. Soddisfatti, Sara Ferri? Sì, sicuramente le cose stanno andando bene, c'è una bellissima partecipazione, ci aiuta anche la giornata con un clima molto favorevole, i lavori si stanno svolgendo con la massima calma e tranquillità perché è una giornata di festa, una giornata di partecipazione e di democrazia. Attualmente in questo seggio, che è il seggio di Piazza della Repubblica, abbiamo un'affluenza superiore ai 150 votanti e siamo contenti. E quindi speriamo insomma che fino alle 20, momento di chiusura dei seggi, ci sarà una partecipazione considerevole. Quindi a questo punto sicuramente saranno battute le 1000 presenze insomma. Io credo che le supereremo abbondantemente e mi fa piacere vedere che ci sono tanti giovani che anche per la prima volta andranno a votare, che stanno partecipando a questa consultazione. Vuol dire che c'è voglia di partecipare e che queste primarie sono stata una bella scelta del centrosinistra. Condivise insomma dalla cittadinanza anche, ma fate, come dire, chiedete se c'è simpatia per il centro-sinistra o per il centro-destra agli elettori, o questo non è importante e non è un requisito richiesto? No, noi abbiamo un documento da sottoscrivere che è un documento di condivisione dei valori e dei principi del centro-sinistra al quale gli elettori insomma devono apporre la loro firma. È chiaro che comunque noi chiediamo un voto a chi condivide insomma i valori e le priorità che in questi anni il centro-sinistra ha elaborato nella nostra regione e anche nella città di Isernia.